compressione di colori e segni significanti acqua e aria. Questa è la filosofia creativa che conduce la mano di Philip Tsiaras, americano del New Hampshire di origini greche. Compressione la sua intesa come l'idea di una tensione potenzialmente esplosiva, data appunto dalla compressione innaturale di elementi tra loro interagenti. Infatti, non è lontana da questa fisicità l'azione artistica dell'americano, che vediamo espressa fino al 20 settembre nel salone partenze dell'aeroporto Marco Polo di Venezia. Si tratta di un'azione che comprime sulla tela, ma anche nelle opere tridimensionali, innumerevoli quantità di immagini, di segni, di relazioni, nessuna delle quali va perduta, ma anzi contribuisce ad aumentare la complessità visiva e concettuale dell'opera. Verrebbe quasi voglia di parlare forse di stratificazione e non si avrebbe torto. Tuttavia, quest'ultimo termine appare meno dinamico e un po' troppo archeologico. Se poi si pensa all'origine greco-macedone di Tsiaras, si rischierebbe di imboccare una via interpretativa eccessivamente centrata sulla presenza di radici culturali importanti, ma anche ingombranti, presenti ma ormai filtrate dall'onnivoro immaginario americano. Così, quasi travolti da una valanga di segni, cerchiamo anche nell'opera di Tsiaras alcuni punti fermi, dei nuclei interpretativi che riconducano il magma a una ragione, qualunque essa sia. Ma l'arte è anche una pratica pericolosa che ti nega l'appiglio che credi di aver visto e ti fa precipitare sul fondo beffandosi di te e dei miraggi che avevi preso per realtà. Nei miei studi, quello che ho osservato è che nel rapporto tra la civiltà sull'acqua, la forma archetipa è la stessa sia per l'acqua che per l'aria, come possiamo vedere dalla forma della gondola, che ovviamente richiama la forma dell'aereo. Per cui con queste due esposizioni, iniziate appunto con l'acqua di Venezia e poi qui in aeroporto, ho avuto l'opportunità di unire proprio le due forme, quella che hanno a che fare con l'acqua e quella che hanno a che fare con l'aria. Tsiaras, con i suoi motori immobili esposti a Venezia, è un artista americano che sa guardare a distanza le proprie radici e soprattutto che vive nel flusso di immagini e di oggetti che un tempo si sarebbe chiamato pop e che ora non ha neppur bisogno di essere identificato, essendosi quasi sovrapposto all'idea generale di realtà. In fondo potremmo catalogarlo tra i surrealisti. In effetti, egli tende a creare la meraviglia attraverso il cortocircuito provocato dalla vicinanza di oggetti disparati. ...1991 e sarà aperta alle visite tutti i giorni fino al 20 settembre. Il colore in volo ed il volo che si fa colore, l'aeroplano e la croce. La flotta volante di Philip Tsiaras è atterrata a Venezia. Immagini, simboli, epiche e quotidiane assieme che l'artista americano propone in mostra sino al 25 settembre allo scalo aeroportuale Marco Polo di Tessera. L'esposizione, ospitata nella sala partenze, raccoglie un gruppo di opere realizzate dal 1991 ad oggi. Tipologies le ha intitolate l'autore, luoghi di accadimenti visivi e concettuali. Tsiaras, artista di origine greca, ma il Partenone nella sua opera è ben lontano, ha iniziato la sua carriera artistica in campo fotografico, celebre il suo album di famiglia. Poi è passato alla pittura, andando a mettere in scena i suoi oggetti feticci e farli protagonisti in una serie di cicli pittorici. Stesure di colori, gesti, scritture, graffiti, sovrapposizioni, sino ad arrivare alla scultura. I suoi velivoli, Tsiaras ha iniziato a dipingerli nel 90. Poi c'è stata la guerra del Golfo, con il suo rituale di decolli, bombardamenti ed atterraggi. E l'aeroplano è diventato quasi una sorta di diario pittorico di guerra, come ha dichiarato l'autore, assumendo un aspetto più militare. In contemporanea a questa mostra aeroportuale, Tsiaras è presente a Venezia con un'altra esposizione, ospitata al Museo di Sant'Apollonia, a completare con dipinti e sculture la prima personale veneziana di questo figlio ribelle della pop art. Mit einer aktuellen Ausstellung fort. Präsentiert wird mit Philip Tsiaras, ein Künstler, der sich in den USA schon längst einen Namen gemacht hat, bei uns aber noch weitgehend unbekannt ist.
Flieger, eine Ausstellung im Mannheimer Kunstverein. In wilder Art gemalt von dem 1952 geborenen Amerikaner Philip Sciarras. Was er auf der Leinwand buntscheckig bis an den Rand des Kitsches band, ist nicht von vergnüglicher, eher von unheimlicher Art. Diese Flugzeuge von Philip Sciarras in bewusst kindlicher Manier gemalt, bringen keine frohe Botschaft, sondern tragen tödliche Last. Denn 1991, in der Zeit des Golfkrieges, entstanden solche Todesmaschinen. Neben Ölmalerei und Gouachen die Keramik. Zumeist Vasen, die das Interesse des Künstlers an Archäologie thematisieren, manchmal durchaus ironisch. Doch bei näherer Betrachtung verwandelt sich alles zu Keramik gewordenen Albträumen. Dass das Bunte nicht einfach Freude meint, zeigt uns Philip Sciarras, dessen farbenfrohe Kunststücke auf die schrecklichen Seiten des Lebens verweisen. Was andere Art in Farben schwelgen will, kann dies beim Mannheimer Kunstverein tun. Dort ist ab Sonntag 11 Uhr eine Ausstellung mit Arbeiten von Philip Sciarras zu sehen. Damit wird die Reihe Neue Kunst aus New York fortgesetzt. Berømt da mange kunstnere valgte nettopp Balestrand som utgangspunkt for sine landskapsbilder. Nå ønsker kommunen at kunstnerne på ny skal gjøre Balestrand kjent. Kunstnere er på tokt i vill og storslått natur. De går i fotefara til kunstnerne som på 1800-tallet henter inspirasjon i Balestrand. I came here because I was curious to see what it was like in this part of the world. I've always been interested in Scandinavia, and I'd never been here before. So I wanted to see how it was different from other places I've been. Det romantiske naturidealet gikk igjen i bildene fra Balestrand i forrige århundre. Det mektige landskapet målet av kunstnere som Dahl Tidemann og Gude gjorde Balestrand og Sogn kjent langt utover landet sine grenser. Men i dag er det ikke bare naturen som fenger. I'm not a traditional landscape painter, so the landscape is not what interests me. What interests me is being in a place and being around the people of the place and being in that landscape with the people. That's what I will get from being in Norway. It's not just because you can find landscapes similar to this in the United States and even some parts of Greece, you know, you can find places like this. Målet vårt ikke at de skal komme her og male som på som de gjorde i 1850. Målet at de skal komme her og møtes. Altså her har vi 12 kunstnere fra 8 nasjoner, 3 kontinenter representert. Og det å se hva som kommer ut av dette der, det tror jeg er viktig. Ikke nødvendigvis at de skal måle Esefjorden sånn som kunstneren gjorde på 1850-tallet. Og om et år har skissa trolig vært det måleri. Prislapp om lag 150 000 kroner. Oh, no, no.